Salve, oggi volevo parlare di un potentissimo, ottimo tampone dell'acido lattico che è la betalanina. Questo video l'ho già fatto più o meno un anno fa. Ai tempi facevo delle dirette su Facebook che poi salvavo in modo da posizionare anche qui su YouTube. Non so come mai questi video, diciamo, diretti hanno una più che buona qualità. Con la stessa telecamera facevo le dirette su Facebook e facevano assolutamente schifo. Quindi, tempo permettendo, ho intenzione di rifare, clonare, diciamo, più o meno ripeterò le stesse cose, alcuni vecchi video che sono già sulla mia pagina qui di YouTube, ma a vederli fanno veramente schifo, con una versione un pochino più di alta qualità. Il primo che clono è questo. Sulla betalanina. Partiamo. La betalanina è un ottimo, efficacissimo tampone dell'acido lattico. Non tanto l'acido lattico che rimane in corpo dopo una lunga, faticosa prestazione. Il ciclista magari va 5-6 ore in bicicletta, torna che inevitabilmente gli fanno un po' male le gambe, spesso anche il giorno dopo. Chi va in palestra, chi fa funzionale, WOD, 3000 altre cose, magari fai un allenamento abbastanza pesante, hai i cosiddetti DOMS, no? I bruciori, su quello si fa poco, lì magari può essere utile una mezza aspirina che è un fluidificante del sangue. La betalanina lavora ottimamente, secondo me, sul contrasto, sul rallentamento dell'insorgenza di acido lattico durante la prestazione. Ci sono dei momenti dove si lavora praticamente, come si dice in gergo, in soglia o oltre la soglia, e arriva un punto dove l'organismo non riesce a smaltire tutto l'acido lattico prodotto dai muscoli e quindi ci viene quel senso di bruciore incredibile ai muscoli stessi. Possiamo fare degli esempi, non so, il ciclista che si spara 500 metri a 50 all'ora, alla fine molli perché hai le gambe che sono ti bruciano. Oppure, non so, quando si attacca anche uno strappo abbastanza ripido fatto di forza o quel chilometro, chilometro e mezzo al 2% che magari fai con un 53-17 in piedi, lo prendi con lo slancio, arrivi su in cima che hai i pugnali letteralmente piantati nelle cosce. Hanno riportato ottimi giovamenti dei miei clienti che fanno enduro. Uno non si aspetterebbe mai che uno che va in moto abbia chissà che problemi, ma ce li hanno, ce l'avrà il motore, ce l'avrà la moto, l'ammortizzatore, no, ce l'ha anche il pilota, ovviamente si suda molto, si sta molto in tensione con le mani, leve, tenere il manubrio, quindi molto velocemente arrivano dei bruciori incredibili, soprattutto agli avambracci. E alle gambe, perché con le gambe io non sono mai andato in moto, non sono un grande esperto, ma io sono una spugna di sport quando parlo con i miei clienti. Anche le gambe, bene o male, servono per direzionare la moto e quindi spesso, visto che poi si fanno dei lunghi tratti anche in piedi, dopo un po' bruciano. Allenamenti particolari, le corde nel funzionale, tutto, avambracci. Palestra bodybuilding, secondo me è un po' raro che ci possano essere dei problemi di acido lattico. Le ripetizioni sono mediamente basse. Non so, può venirti acido lattico se ti viene in mente di fare, non so, 100 ripetizioni di leg extension. Alla fine hai i quadricipiti in fiamme. Non so cosa possa servire, ma questo è l'esempio. In questi casi, la betalanina non è che elimina, magari si entra nel campo della fantascienza, rallenta notevolmente l'insorgenza di questo bruciore che poi alla fine ti porta a interrompere lo sforzo. Ora, insomma, in bicicletta c'è la rampa da 1 km, che appunto in cima a 700 metri inizio già ad avere dolori lancinanti, con la betalanina ce li avrò 950, non è che spariscono, sono integratori, non sono miracoli di Padre Pio, però è assolutamente efficace. Spieghiamo un pochino come funziona e come dovrebbe essere utilizzato. Intanto
il vero tampone dell'acido lattico non è la beta-alanina, ma bensì la carnosina. La carnosina ha un problema. Come integratore, come sostanza, costa una follia. Credo sia nel campo degli integratori, credo, una delle materie prime più costose. Vi faccio un esempio: una delle pochissime aziende che fa carnosina, e credo non la faccia neanche più, perché poi è difficile da vendere, Eurosup, vediamo se ve lo metto a fuoco, perfetto. Questo barattolino, fa un po' schifo la messa a fuoco, ma ce la potremmo fare. Vabbè, questo si legge, abbiate pazienza, ho l'autofocus di stoca, come si suol dire. Questo barattolino, 40 compresse da 250 mg l'una, quindi 10 grammi di carnosina, costa, o costava se non lo fanno più, 21 euro di listino. Quindi parliamo di 2100 euro al chilo. Manco i tartufi, manco le ostriche, non so cosa, l'oro, nel senso. Quindi è un prodotto estremamente costoso. Oltretutto va usato in un certo modo, una dose di carnosina che abbia una logica, può essere un grammo e mezzo, due al giorno. Vuol dire che questo barattolino 21 euro ti dura 5-6 giorni. Ricordate, gli integratori si usano tutti i giorni, bisogna saturare le scorte di questa sostanza, in questo caso carnosina, betalanina, ma se no arginina, creatina, carnitina, tutto quello che vi pare, e mantenerle sature. Quindi non esiste il prodotto, lo ripeto in tutti i video, ma è la base di tutto, non esiste il prodotto che prendo solo quando ho l'allenamento importante o peggio che mai quando ho la gara. Ovviamente barattolini così fanno pensare quello, me li costa un capitale, 40 compresse, prendo una compressa di carnosina un'ora prima della gran fondo e non ho combinato assolutamente. Per bypassare il problema del costo della carnosina esorbitante, si usa la molto più economica betalanina. La betalanina insieme all'istidina, trovate tutto questo su Google se volete le spiegazioni precise, io sono geometra e sono pur uscito con 37, cioè il massimo della vergogna, quindi ripeto le cose un po' a pappagallo che qui sopra ammaestrato, quindi potrei non avere dei termini assolutamente consoni alla medicina, alla scienza, io cerco solo di spiegare il concetto. Chi si fida del concetto bene, chi non si fida va su Google, va su Wikipedia e trova tutto sul processo beta-alanina-carnosina. Dicevo, nell'organismo la beta-alanina insieme all'istidina, che è un altro aminoacido che è comunemente presente nel nostro organismo, crea carnosina. Questo ovviamente necessita di un tempo tecnico, non è che prendo la beta-alanina in 3 secondi c'ho la carnosina pronta, ci vogliono giorni e giorni di produzione per aumentare la percentuale di carnosina all'interno delle nostre cellule muscolari. Quindi un dosaggio sensato può essere un 3 grammi al giorno e si va avanti. Ci sono tanti prodotti, i famosi pre-workout, ma ne ho parlato fino allo schifo, non ne ho più voglia, o in questo caso certe aziende vendono prodotti in bustina, magari anche con dosi interessanti, ho visto bustine con 3 grammi di beta-alanina, ma la bustina fa sempre pensare, la prendo quando mi serve, vado in bici, mi faccio la bustina nella borraccia e quindi produco carnosina mentre pedalo, on demand, al volo, non funziona così. Oltretutto quelle bustine che costano poco di per sé, ma poi una volta che devi usarne una al giorno, costano una fucilata, sono prodotti appunto abbastanza senza senso. Non dico mai i nomi di questi prodotti perché prima o poi qualcuno che mi viene a sparare lo trovo, ma li trovate facilmente in commercio, anche sul mio sito, io li vendo e mica tutti danno retta a me. Io, come dico spesso, ho circa 1600 prodotti, secondo me 2/3 almeno non valgono assolutamente un cazzo. Dessero tutti diretta a VNC2, potrei eliminarli dal sito e dal negozio. Non è così, quindi se il cliente va sul sito, fa un ordine e paga, io spedisco. Poi
Se volete c'è una chat, 3-4 numeri di telefono, email, sono presente ovunque sui forum di ciclismo, su Facebook, quindi come dico a tutti, prima di comprare cazzate, chiamate pure. Ora, stavo dicendo il dosaggio. Un dosaggio sensato di beta-alanina può essere un 3 grammi al giorno, meglio se divisa in due assunzioni, assolutamente irrilevante il momento di assunzione durante la giornata, la prendete quando vi viene comodo, magari prendetela insieme ad altre cose, se le prendete, non state a prendere 5 integratori in 14 momenti diversi della giornata, fate due beveroni, tranne alcuni che ne so che devono essere presi prima di dormire o a stomaco vuoto o quant'altro, la maggior parte li potete prendere tranquillamente tutti insieme. Perché non, per fare in modo che non diventi anche quello una rottura di, già mangiare da sportivo è una rottura di coglioni, ci manca lo stress dell'integratore. Se aveste bisogno di velocizzare l'inizio della percezione dei risultati, potete fare un carico come si fa per esempio con la creatina, potete prendere una dose doppia, 5-6 grammi al giorno, saturate prima le scorte di carnosina e magari avete l'effetto in 3-4 giorni. Se partite con 3 grammi al giorno, normalmente si sentono i primi effetti, a parte il discorso seghe e placebo, dopo 7-8 giorni. Un effetto collaterale, chiamiamolo così, assolutamente innocuo della beta-alanina, anzi normalmente si che c'è della buona beta-alanina dentro, è il prurito. Non mi ricordo mai il nome, peristasi, perastasi, una cosa così. Io quando prendo beta, prendevo adesso bicicletta, quando prendevo beta-alanina mi veniva, mi si arrossava 5 minuti, non è che uno dice oddio muoio, mi si arrossava un po' la fronte, mi veniva un prurito in testa simile a quello che mi veniva quando mia mamma da piccolino mi metteva il cappello di lana in testa che dava fastidio. È una reazione assolutamente innocua, tipica della beta-alanina. Io ho un prodotto, ecco, volevo presentare il mio prodotto, io ho un prodotto a base di beta-alanina e carnosina. Il mio prodotto, beta-alanina Plus, è un flacone da 150 compresse da un grammo l'una di beta-alanina e in più in ogni compressa ci sono già, diciamo, pronti all'uso, diciamo così, 100 mg di carnosina. Ora, ricordando che questo barattolino da 10 grammi costa di listino 21 euro, qui dentro ce ne sono 15 grammi, questo barattolo costa 41 euro e c'è solo di carnosina 30 e rotti euro, diciamo che la beta-alanina è quasi omaggio, per modo di dire, quindi è un prodotto secondo me ben fatto, e direte grazie al tuo, io vedo prodotti con 300-400 mg di beta-alanina, capsuline da mezzo grammo, questo è il classico prodotto di VNC2, pesa un puttanaio, c'è tanta roba dentro, sembra costoso, ma se andate a fare due conti non lo è assolutamente. Questo, per chi trova un video sparso in giro per il mondo, è il codice QR e il link accorciato di questa beta-alanina sul mio sito, sembra un tacchino, e casomai non si mettesse bene a fuoco, vi avvicino il QR code, lo mettiamo anche un po' più dritto, sembra storto, ma ecco, se cliccate con un qualsiasi smartphone moderno, se inquadrate questo QR code, andate direttamente sulla pagina del mio prodotto, che comunque linkerò anche nei commenti su YouTube. Non mi viene in mente altro, leverò subito il vecchio video sulla beta-alanina che fa schifo, questo è il nuovo video. Arrivederci e al prossimo delirio.